Io conosco benissimo questa regione perché l'ho frequentata a lungo. Diciamo che Bari è la mia seconda città dopo Napoli. Ho anche fatto il direttore di Telebari e ho diretto il quotidiano Roma e la redazione del Roma di Bari. Quindi conosco benissimo il territorio, le sue aspettative. È una città di grande tradizione culturale, di nobilissima tradizione culturale e il Ministero della Cultura, come non mai in passato, è impegnato per la cultura in questa città. Abbiamo fatto il Castello Svevo di Bari, museo autonomo, il che significa più risorse, magari maggiore capacità di spesa, efficienza nella gestione, l'avere un direttore dedicato. Siamo anche impegnati sul Petruzzelli, per il quale abbiamo fatto uno stanziamento straordinario, ma sono tante le iniziative che noi stiamo prendendo in questo territorio, molto articolate e molto dense, perché creiamo in una cultura vera, autentica, in una cultura libera in questo territorio. La cultura non deve essere un meccanismo di erogazione di pro bonus clientelari, non deve essere, come dire, l'olio dell'amichettismo. Voi sapete che cos'è l'amichettismo? Ma la cultura deve essere aperta a tutti e soprattutto la cultura deve fuoriuscire dalla ZTL abitata da quel tipo antropologico che sono i radical chic e deve permeare tutto il territorio.